Ciao, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, bentornati sul canale Disordine Creativo. E, scusate per questa voce da uomo primitivo, con un tono baritonale, ma ho fatto praticamente una settimana a letto con una vera influenza, ragazzi. L'influenza esiste ancora, ditelo ai 420, nel senso che causa spegnimento del riscaldamento del mio ufficio ormai da più o meno un mese e ovviamente con i cali delle temperature il riscaldamento è rimasto spento. Io ho preso un'infreddatura mega galattica e ovviamente poi sudando quelle scalmane della menopausa, il sudore freddo mi rimaneva attaccato addosso e trac, sono rimasta fregata. Ho fatto anche il tampone, ovviamente per sicurezza, perché vabbè, lavorando con altre persone e avendo vicino a me persone fragili di salute, sicuramente, e anche per me, per rispetto di tutte queste cose, ho fatto il tampone, ma ovviamente il tampone è risultato negativo e per fortuna, ed è stata soltanto una vera influenza di una volta, che esiste ancora. Va bene. Oggi facciamo il video dei prodotti finiti di questo periodo, non è tantissima roba, io dico non è tantissima roba, poi sarà un video di 1 ora e 50, però vabbè, un po' di tutto e nulla, stiamo un po' in compagnia se volete stare in mia compagnia. Vi ringrazio tantissimo perché tanti nuovi amici e nuove amiche sono venute a trovarmi, si sono iscritte al canale, siamo un bel gruppone che si tiene compagnia. E quindi grazie, grazie, grazie e grazie ancora. Cominciamo. Allora, partiamo dalle cose meno interessanti. Ora, finiti questi fantastici cerottoni antidolore che fanno sempre il loro dovere. Ah, vi aggiorno, devo dire che adesso la Rinella finirà di fare tutte le visite di controllo e poi comincerà la Eli a fare le visite di controllo, che così facciamo due cose separate, perché sennò che lei è un casotto in dialetto lombardo, lecchese, è un casotto, perché non si possono sovrapporre troppe cose. Quindi, finiti questi cerotti, devo dire buoni, li ho trovati sia al DM, li ho trovati al Tigotà, li ho trovati all'Eurospin. Li ho trovati al Penny Market, il prezzo è dai 2 ai 3 euro, sono ottimi, 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 non hanno nessun tipo di medicinale all'interno, ma arnica montana e artiglio del diavolo e devo dire che fanno il loro dovere. Questi mi sono piaciuti e ne ho ancora in scorta, perché vabbè, la vecchiaia qui avanza e sempre mai sapere, non si può mai sapere. Un cerotto che invece mi ha fatto schifio, ma proprio schifio. Non ricordo dove l'ho comprato, forse al Tigotà, ma non ne sono sicura. Beh, ragazzi, cioè, quando ce l'avevo su, puzzavo di naftalina. Cioè, li ho finiti mettendoli su alla notte o il sabato e la domenica perché, mamma mia, sembrava. Avete in mente di aprire l'armadio della nonna e sentire quella puzza, proprio puzza di naftalina forte? Ecco, io ce l'avevo sul braccio, poi mi giravo così, si sentiva. Oceni, non li comprerò mai più, però vabbè. Comunque li ho finiti. Facevano il loro dovere, perché facevano il loro dovere. C'è dentro Gaulteria, che non so che cosa sia, arnica, ippocastano e centella asiatica. Ma non mi sono piaciuti, non li ricomprerò più, mai, mai più. Altri cerottini molto interessanti sono sempre questi che compro sempre negli stessi posti che vi ho detto prima. Buoni anche questi, sono praticamente simili ai primi che vi ho fatto vedere. Qui c'è artiglio del diavolo, arnica montana e salice, anche questi veramente molto buoni. Poi finite queste lamette depilatorie. Queste, allora io non ho una marca preferita, queste le usiamo sia io e Lucia che per depilarci, più Lucia che io, perché io per mia grande fortuna ho pochissimi peli, sia sulle gambe che sulle ascelle. Ogni tanto d'estate faccio la ceretta, ma poi non riesco mai a fare quella successiva perché i peli non ricrescono. Quindi uso queste e non è vero che i peli diventano più duri, più spessi. Io ho 52 anni, praticamente per 50 anni, io non ho mai fatto la ceretta in vita mia. Per 50 anni ho usato le lamette, i miei peli sono sempre rimasti pochi, morbidi e le semplici. Quindi va bene.
Ottime, buone, quando trovo in offerta le lamette le prendo di qualsiasi marca, non ho una preferenza, queste le usiamo sia io che la Lucy. Finiti questi dischetti Ebelin che avevo comprato al DM, mi sono piaciuti, anche qui devo dire che non ho una preferenza, nel senso che tutti i dischetti mi piacciono, la maggior parte dei dischetti che ho provato non fanno pelucchi. La cosa importante per me è che siano giganti, quindi o quadrati o rotondi o ovali, l'importante è che siano grandi. Questi erano grandi, erano 40, ottimi, finiti. Poi, finito questo detersivo intimo di Licia. Licia era una marca che utilizzavo moltissimo quando ero molto più giovane. Poi ho cominciato a farmi i detergenti intimi da sola. Poi con l'arrivo della menopausa anche i detergenti intimi che mi facevo non funzionavano. Devo dire che questo è molto delicato, un profumo fiorito con olio di naturale di mandorla, un profumo fiorito, ha fatto il suo dovere, non ho avuto irritazioni, perfetto. Poi finito questo badilone di shampoo Selective Professional. Questo shampoo l'avevo acquistato addirittura più di un anno fa, ma più. Me l'aveva consigliato la mia parrucchiera, come potete capire dal colore del barattolo che è viola, serve per togliere il giallo dai capelli decolorati. Allora, questo sia a me che a Lucia ci è durato un botto perché la mia parrucchiera, che è una persona molto professionale e molto onesta, me l'ha fatto diluire, nel senso due parti di acqua e una parte di shampoo da usare solo una volta alla settimana. E finalmente è finito. Buono, è vero, toglie il riflesso arancione dei capelli, dovete stare, non macchia, ma cioè il colore dello shampoo è viola, non macchia. Non colora le mani, l'unica cosa è che qua non dovete tenerlo troppo in posa perché sennò i capelli vi diventano sull'azzurrino. Avete in mente i colori di quei capelli di quelle signore tenere anziane che trovate alle panchine del parco che hanno quel colore bianco tendente all'azzurro? Ecco, io ho provato una volta a lasciarlo troppo in posa perché mi ero dimenticata, mi stavo facendo lo scrub, mi stavo depilando e ho rischiato di diventare la fata turchina. Buono, l'ho trovato su Amazon, questo non c'è più, o almeno io non l'ho più trovato. Adesso ne sto utilizzando un altro con le stesse caratteristiche e in più, grazie a sempre la mia musa ispiratrice che è Elisabetta R, ho provato i prodotti di Pomelo, sto provando e quindi poi vi darò una mia recensione su come mi trovo. Mi sembrano molto buoni, ho preso la linea completa, vediamo come va, insomma. Però questo devo dire buono, ha un prezzo molto ragionevole, poi veramente vi dura un anno e mezzo, cioè una cosa, cioè, PAO 12 mesi, ma non va male, ecco. Se prendete shampoo di questo genere, che sono linee professionali, ricordatevi due quantità di acqua, una di shampoo, io la diluivo nei barattoli vecchi degli shampoo che tengo e funziona benissimo. Poi finita questa fantastica, fantastica, fantastica che rientrerà sicuramente nei miei preferiti dell'anno perché ho cominciato a fare lo scatolino con i preferiti dell'anno. Questa facial spray, spray, oh Madonna mia, cominciamo. Facial spray, vabbè, lo sapete che non so l'inglese. Facial spray with aloe, herbs and rose water, con aloe, erbe e acqua di rose, sì, di Mario Badesco, prezzo stupidissimo, ma di una qualità pazzesca. Io questa la utilizzavo soprattutto alla mattina, lascia la pelle fresca, lascia la pelle idratata. Mi è piaciuta tantissimo. La ricomprerò, sì. Ho visto in altre recensioni che ci sono altre profumazioni e magari se dovessi ricomprarla, comunque proverei anche altre profumazioni. Comunque questa io ve la consiglio perché è un prezzo da discount, ma la qualità secondo me è molto 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 elevata. Poi
Lucia, gli ho detto: Luci, portami giù anche tu per piacere i prodotti che hai finito, che qua dobbiamo fare il video, dobbiamo far vedere che ci laviamo e che consumiamo. Allora, Lucia ha finito questo scrub corpo di Sephora, marca Sephora. L'ho comprato anch'io, ma ovviamente lei si lava molto più di me. No, non è vero. È che quando qua ci mette la mano il Mattia, siccome questo barattolo è nella loro doccia, il Mattia praticamente ne fa fuori metà vasetto, perché anche a lui piace fare queste cose. Quindi Lucia l'ha provato, si è trovata bene. Tra l'altro è uno scrub tipo bagno doccia, nel senso che ha dei tensioattivi all'interno, quindi faceva la prima passata con lo scrub e la seconda poi con il detergente. Si è trovata bene, le è piaciuto e adesso ha fregato quello che è nella mia doccia, quindi sicuramente finirà anche quello. Buono, comunque buono, il prezzo non ricordo, ma era veramente basso. I prodotti di Sephora mi piacciono. Non mi piace andare da Sephora personalmente, perché appena entro, ho gli sciacalli sul collo che mi fanno comprare anche quello che non voglio comprare. E credetemi, è molto difficile, perché io già compro di mio un botto. E lo vedrete nei prossimi video, perché il mese di maggio è il mese del mio compleanno e ovviamente io ho pensato a farmi dei regali indovinati, ok? Abbiamo finito. Allora, adesso poi faccio una postilla. Abbiamo finito. Wow, finalmente questo bagno schiuma di Beyoncé con zenzero, punto. Detossinante, dermatologicamente testato, nickel tested. Allora, profumo di zenzero, dello zenzero fresco, cioè dello zenzero che metto nelle torte, nei biscotti. Buonissimo, lasciava la pelle molto morbida. Perché vi ho detto vi faccio una postilla? Perché ragazzi, io non consumo così tanti prodotti per il bagno, cioè io mi lavo e faccio la doccia un giorno sì, un giorno no. Paolo altrettanto, ma a me i bagnoschiuma durano un botto. Ditemi se anche è così anche per voi, perché ho una sfilza di bagnoschiuma, avrò tipo 10 bagnoschiuma di scorta, ma qui non li finisco più. Cioè, comunque questo è veramente molto buono. Poi Paolo preferisce comunque, un uomo d'altri tempi, preferisce le saponette, quindi ogni tanto lui usa la saponetta, ogni tanto il bagnoschiuma, non usa i miei bagnoschiuma, infatti io ne ho uno al pepe rosa, se non sbaglio, da Bottega Verde, che mi piace tantissimo, e a lui non piacciono i profumi floreali e quindi si usa la sua saponetta o un altro bagnoschiuma da mezzo litro, un litro, ma non finiscono, non finiscono. Poi sempre Lucia ha finito questo doccia schiuma nutriente che avevo comprato nelle mie scorribande Aldehem di Lavera. Le è piaciuto, ha un profumo agrumato, molto agrumato, di limone, scorza d'arancia, molto fresco. Si è trovata bene, ha detto che comunque non irritava la pelle non tirava, quindi va bene, è un bagno schiuma. Va bene. Poi, ho finito la mia fantastica, e anche questa rientrerà nei preferiti dell'anno, perché è una cosa stupenda, ve l'ho detto nei miei preferiti, mi pare nei miei 5 preferiti, sì, non mi ricordo neanche i video che faccio. Sono illuminata come la Madonna del Carmelo, perché è arrivato un raggio di sole e la mia cucina, che ha 3 finestre, è praticamente illuminata a fuochi d'artificio. Allora, questa Facial Mist Hydration di Rehydration di Vanilla Eco. Non vi sto a dire tante cose, perché se volete sapere delle informazioni, se vi interessano, andate a vedere i preferiti. È un portento, ne ho già comprata una nuova, perché è fantastica, perché è fantastica. Poi, pensavo di non aver fatto tante maschere, invece vabbè, le maschere le lasciamo alla fine, dai. Finito questo deodorante, e anche sui deodoranti sto sempre cercando il mio deodorante preferito. Devo dire che questo per 0,99 o 1,99, non mi ricordo, di Balea Soft Flower senza alluminio, protezione 24 ore, sì, nel senso che non è che io non mi lavo per 24 ore, anzi.
Ultimamente mi alzo anche di notte perché veramente con questi problemi legati alla menopausa, adesso mi hanno cambiato l'integratore, vediamo se funziona. Ho avuto dei mesi in cui non avevo più niente, dei mesi in cui sto veramente male, cioè sto veramente veramente male e la mia pelle ne ha risentito. Questo deodorante mi è piaciuto, un profumo floreale molto delicato, proteggeva dalla sudorazione. Nulla, ha fatto il suo dovere, quindi se dovessi andare, no, se dovessi andare, vado ancora al DEM, ma sicuramente lo ricomprerò perché per un prezzo del genere è comunque buonissimo. Poi, finalmente, finalmente, finalmente l'ho finita. Cielo alto, lacca ecologica volumizzante no gas. Non mi è piaciuta, non mi è piaciuta, non tanto perché non teneva in posa i capelli, quello sì, ma aveva un profumo fortissimo che a me, vediamo se si sente, no, non si sente più, ma non mi è piaciuta. Questa l'avevo comprata l'anno scorso per quando sono andata la settimana in vacanza per portarmela e l'ho finita adesso. Ne ho un'altra che è a metà di quelle grandi e spero di finirla presto perché veramente non mi piace. Non mi piace, non mi è piaciuta, mi spiace. Questa, mi ricordo, la comprava la mia zia Carla e aveva dei capelli biondi, platino, tutti cotonati, bellissimi, e lei la usava proprio per tenere in posa i capelli, è una bellissima donna. E quindi quando l'ho vista ho detto dai che compro la lacca della zia Carla, ma non mi è piaciuta, assolutamente no. Poi, oh sì, dopo taglierò e non ho tagliato perché sennò poi mi va roba da tutte le parti. Buono. Ho finito la mia prima crema corpo, pesca e pompelmo rosa di Biolis Natur. Buonissima. Buonissima. 98% di ingredienti naturali. Un profumo. Io sentivo più il pompelmo che la pesca. Un pompelmo un po' amarognolo. Mi è piaciuta tantissimo. L'unica cosa che mi confrontavo con Vale Beauty Channel, se non la conoscete, andate a seguirla perché è una ragazza fantastica, giovane, che ha l'età di mio figlio, quindi io veramente alcune volte confrontarmi con queste personalità così giovani mi sento un po' in imbarazzo, perché vabbè, comunque l'età ce l'ho. E lei diceva che a lei faceva un po' di scia, è vero, nel senso che se ne mette in abbondanza, poi io sto abbondando con le creme corpo e con gli oli corpo perché con la sudorazione eccessiva che ho mi rendo conto che la pelle è molto molto più disidratata e ha bisogno di nutrimento. Però io ho escogitato questo trucchetto che non so se è una cosa che qualcun altro ha già provato. Comunque io metto la mia strisciata sulle braccia, sulle gambe, spalmo un attimino, lascio agire ma veramente qualche secondo e poi riesco a spalmarla e la scia bianca praticamente non c'è più. Sicuramente la ricomprerò magari in una profumazione un po' più estiva. Adesso ho in scorta un bel po' di creme corpo e di oli corpo. Questo non vuol dire che io non ne compri di nuovi perché sono nella fase agli inizi, no? Adesso sento magari i video di amiche che dicono che stanno finendo le scorte, che non vogliono più comprare. Ecco, io sono ancora nella fase 1, accumulazione. Poi ci sarà la fase in cui riusciremo poi a far fuori le scorte, però è anche vero che di creme corpo e di detergenti, che sono le cose che ho di più, noi essendo in 5 comunque, o al Pietro che è sua per l'università, o comunque Mattia e Lucia del Paolo non possiamo far conto, però ne consumiamo insomma. Poi finito questo, oh mamma, come si chiama? No, veramente un problema. Dentifricio, no, ma ragazzi, penso che l'influenza mi ha praticamente preso le cellule del cervello. Questo dentifricio della Conad, praticamente noi abbiamo solo dentifrici Conad perché Paolo quando va a fare la spesa, quando magari gli manca, che ne so, 1 euro, 2 euro per arrivare a un tot per avere degli sconti, lui compra dentifrici
a go-go, quindi penso di averne 10 in scorta di varie profumazioni. Comunque mi trovo bene. Sono dentifrici che lavano, lasciano una bocca profumata. Ne ho solo uno perché questi sono quelli che consumiamo noi. Penso che Lucia e Mattia li abbiano già buttati e quindi anche qui ci laviamo i denti perché ce li laviamo. Adesso ne ho preso un altro. L'unico dentifricio che a me non piace, ne avevo provato uno o due dove all'interno c'era il bicarbonato. E il bicarbonato mi fa venire la nausea, proprio non riesco neanche a metterlo in bocca perché dovete sapere, vi regalo una piccola chicca della mia infanzia. Che mio papà era un assiduo consumatore di bicarbonato, lo usava per quando gli rimaneva qualcosa sullo stomaco e lui mangiava delle cose abbastanza pesanti a colazione, perché magari si alzava alle 3 di notte, andava a fare il suo giro in montagna, andava a letto alle 7, era una persona ad altri tempi, andava a letto alle 7, alle 3 si alzava, andava a San Martino, che è una montagna del Lecchese che è qua vicino a noi, tornava e alla mattina si faceva una bella pasta asciutta di spaghetti con la pancetta carbonizzata, e quindi io mi alzavo alla mattina e c'era l'odore della pancetta con la pasta asciutta, e mentre io dovevo fare colazione. E quindi ogni tanto poi quando gli rimaneva la sua fantastica colazione sullo stomaco, lo vedevi che rugava su col cucchiaino il bicchiere, mescolava il suo bicchiere di acqua con un bel cucchiaio di bicarbonato di sodio, e tu gli dicevi: cosa stai facendo? Bicarbonato di sodio, perché quello che aveva mangiato gli era rimasto sullo stomaco. Quindi io, legata a questa cosa, e ogni tanto lo faceva bere anche a me, quando magari avevo mal di testa, bicarbonato di sodio, avevo mal di pancia, bicarbonato di sodio, cioè il bicarbonato di sodio a casa mia risolveva tutto. E quindi io non riesco assolutamente, non lo tollero proprio, non lo uso, non lo tollero, mi dà un fastidio anche solo sentire l'odore. Niente, quindi gli unici dentifrici che non uso sono quelli al bicarbonato di sodio. Voi direte: a me che ce ne frega, a noi che ce ne frega. Vabbè, vi ho raccontato un piccolo spezzone della mia triste infanzia. Poi, finita questa saponetta che avevo trovato in offerta, ho anche scritto il prezzo, a 0,99 al Tigotà di Green Pharmacy. Buona con miele di manuka e olio d'oliva. Allora, la profumazione mi ero segnata, non si sente tantissimo né del miele né dell'olio di manuka, né del miele di manuka né dell'olio, ecco, più dell'olio d'oliva, però lascia le mani morbidissime. Questa è una saponetta con cui forse potrei anche farci una doccia, perché a me non piace il sapone per lavarmi il corpo perché mi tira tutto. Molto molto buona, l'ho comprata in altre tre profumazioni, alla lavanda e alla rosa canina o qualcos'altro, comunque buone, molto buone. Poi, allora ho comprato, mamma mia, non ce l'ho mica qua il, oh sì, no, l'ho finito, vabbè, non mi ricordo più. Ho comprato queste sempre al DM, queste sono Valea Q10 concentrato antirughe 7 capsule, sempre come mi confrontavo con Valentina di Vale Beauty Channel. Sono buone mo al momento, nel senso che sono delle fialette che regalano quella setosità, quella piallatura del viso momentaneamente. Sono ricche di siliconi. E quindi non è che il giorno dopo la pelle, o comunque dopo 7 giorni che l'avete messa, la pelle cambia, no, però vabbè, Valentina diceva appunto: se ti serve avere una serata la pelle bella piallata, che fa un effetto così quasi specchiato, no? Senza rughe. Queste sono un'ottima soluzione. Io le ho provate, sì, mi sono piaciute, non, diciamo che nell'arco del tempo poi non mi hanno lasciato nessun beneficio sulla pelle, costavano o 0,99 o 1,99 euro, quindi cioè, se le avessi pagate 30 euro mi sarebbero girate le balotas, ma così le balotas non mi girano per il prezzo che hanno, direi che hanno fatto il loro sporco lavoro.
Stessa cosa per queste che sono per il contorno occhi. Devo dire che quando queste lo mettevo, allora io sia di questa che di questa la dividevo in due perché a me sembrava tanta, cioè poi comunque avevo proprio quell'effetto siliconato che non parevo neanche io. Sull'occhio ovviamente la dividevo in due parti e stesso discorso di prima, mi sono piaciute, per quello che le ho pagate mi sono piaciute. Poi, questa ho provato, sono, ah no, 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 finito, mamma che buono, finito il mio profumo invernale Ren, mi è piaciuto tantissimo, vediamo, non mi fuori più niente, no, proprio l'ho prosciugato, mi è piaciuto questo, ovviamente non la butterò via perché ho la collezione dei flaconi vuoti, perché colleziono anche quelli, e magari un giorno vi faccio vedere tutte le mie bottigline vuote. Mi è piaciuto tantissimo, un profumo che ritengo però invernale, non ho guardato le note olfattive, quindi non vi so dire nulla di questo profumo, se non che lo sono anche puzzato sulla bocca, che mongoloide. Vabbè. Fresco, un po' talcato, un profumo un po'. Non so, mi ricordava un profumo vintage, un po' da signora, da donna per bene, quale sono. Non lo ricomprerò perché io non ho un profumo del cuore, o meglio, ho un profumo del cuore, che è quello di Cacharel, Anaïs, che saranno almeno 30 anni che non compro. L'ho comprato e utilizzato fino a poco prima di sposarmi, era il mio unico profumo, diventavo matta per quel profumo lì. Poi ho cominciato a scoprire altri profumi e cambio, cioè io magari ne utilizzo 6-7 alla volta di profumi, sì, 6-7 alla volta. Poi trovo il campioncino che mi piace, allora magari compro attenzione, non compro profumi di nicchia perché non me li posso permettere. Ma anche perché non sono legata ad un unico profumo, mi piace cambiarli, che ne so, la mattina sono giù di morale, voglio essere frizzante, uso il profumo agli agrumi, un'altra mattina voglio essere un fiore, uso Gelsomino di Bottega Verde, un'altra mattina voglio essere fresca, energica, uso Fresh di Calvin Klein. Non ho un profumo del cuore, però quest'anno vorrei provare a ricomprare Anaïs per vedere se mi piace ancora, perché è tantissimo che non lo provo più, non so neanche se esista, penso esista ancora, però non lo so. E quindi questo finito, ma lo metterò poi su nella mia collezione di profumi, anzi lasciamolo lì. Poi, provato questo campioncino che mi è stato regalato, uno dei tantissimi campioncini che Elisa di no, ma veramente ho dei problemi. Vabbè, ve l'ho già nominata Elisa, ma non mi ricordo il nome del sito, ma ho dei grossi problemi. Poi vi lascio comunque sotto Nuvole Blu. Nuvole Blu dovrebbe essere così. Mi ha regalato, lei è sempre generosissima con i campioncini. Ho comprato dei prodotti Eteria per colpa di Sara Cosmesi e per colpa di Simona, e ho provato questo Supreme Hyaluronic Acid Serum. Beh, allora me lo sono fatta durare quattro applicazioni perché non volevo finirlo, però quando ce l'hai su lo senti. Profumo, direi, ah ecco, guardate, ce n'è ancora un tocchettino. Molto molto fresco, non appiccica, profumo delicatissimo, proprio delicato, e vabbè, io amo l'acido ialuronico, mi piace e ha un effetto lisciante sulla mia pelle, mi piace tantissimo, quindi sicuramente comprerò la full size più avanti, ma comprerò la full size, molto molto buona. Poi, questa libera, quella ve la lascio per ultima. Maschere, ho provato questa maschera che avevo comprato sempre da Dem, se non ricordo male.
Questa è una maschera relax per un zen time. Molto buona. In questo periodo ho cercato di utilizzare delle maschere, scusate, ma no, speriamo di non cominciare a tossire. Delle maschere che fossero calmanti, rilassanti, decongestionanti, perché la mia pelle, soprattutto per i raffreddamenti che vi ho detto, era molto 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 irritata. Ci sono stati dei giorni in cui veramente non mi sono neanche truccata perché mi dava fastidio tutto. E questa l'ho fatta, mi è piaciuta tanto. E anche questa, via. Una delle maschere migliori che ho provato in questi ultimi tempi, questa, comprata sempre da Elisa di Nuvole Blu, è una maschera, ragazzi, con le proteine del latte, se non ricordo male, non vedo niente, ma è una cosa spettacolare, spettacolare. Mi sono sentita Cleopatra che faceva il bagno nel latte d'asina, non lo so. Ma la pelle, quando ho tolto questa maschera, l'ho lasciata in posa forse mezz'ora, era lucente, liscissima, morbida. Sembrava che avessi fatto un lifting alla faccia. Queste le devo ricomprare perché sono spettacolari. E ho visto, se non ricordo male, che ci sono anche dei sieri con le proteine del latte. Ecco, li vorrei provare perché questa è una cosa mai vista. Buona. Veramente buona, questa se avete l'occasione di provarla io ve la consiglio, poi magari sulla vostra pelle non fa l'effetto che ha fatto sulla mia, perché ricordiamoci sempre che ogni pelle è a sé, quindi io magari vi dico quelle sono le mie impressioni per tutto quello che ho provato sulla mia pelle, qualcun altro giustamente lo prova, non ha la pelle come la mia e gli fa schifo, gli fa schifo. Poi, provata questa Collagen Face and Neck Bootum Mask. Niente di particolare, non aveva neanche tantissimo siero, però mi è piaciuta. Non ho segnato niente, quindi vuol dire che è stata una maschera di quelle normali. Anche questa l'ho comprata al DM ed era la sorella di quella che avevo fatto Bubble Mask, che mi era piaciuta da impazzire, più che altro perché mi ero divertita a farla. Comunque una buona maschera, ecco, non costava neanche tantissimo e quindi l'avevo provata. Poi, che dirvi di questa? È inutile che ve lo dica, per me le maschere di Garnier sono sempre il top. 5 minuti, non penso di averla tenuta su 5 minuti, l'ho tenuta su forse un pochino di più perché mi spiaceva toglierla, ma comunque non mi ha fatto nessun danno. C'è dentro tantissimo siero, ragazzi, c'è dentro tantissimo siero, cioè qua quando togliete la maschera dall'involucro, cioè a me piacciono le maschere con tanto siero, poi ve ne avanza addirittura. E ci fate delle altre applicazioni per quello che è, per quello che è i giorni a venire. Quindi per me non c'è nulla da dire. Le maschere di Garnier al momento sono comunque le migliori. Ultima mascherina, e l'altra ce l'ho ancora da utilizzare perché sono quelle del DM. Questa la parte quella col. Sì, con l'italiano non ce l'ho più e quindi non saprei che dirvi. Se non ricordo male, era una maschera aloe vera, quindi secondo me è abbastanza lenitiva. Comunque era buona. Io queste mascherine, la bustina la utilizzo per 2 volte perché secondo me ce n'è veramente troppo, 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 troppo tanta. E quindi da una confezione con 2 bustine ci faccio 4 maschere. Comunque mi è piaciuta, buona, poi per il costo che hanno, insomma, va bene. Ho lasciato per ultimo, ma non per importanza, come dicono tutti, questo, perché ragazzi, questa crema, e qua devo dire un grazie e un plauso a Valentina Beauty Channel che mi ha fatto scoprire questo brand, CeraVe, io non lo conoscevo, l'ho sempre visto in farmacia ma non ho mai provato nulla e non mi sono neanche mai soffermata a cercare delle informazioni. Poi sotto vi lascio il link al video di Valentina dove lei vi recensisce quasi tutta la linea di CeraVe. È una linea favolosa,
E infatti io mi sono comprata a questo punto la medium size, non full size, perché la full size è oltre i 500 ml. Io ne ho preso una da 3,75, se non ricordo male, che è un barattolone gigantesco, perché secondo me questa crema, che tra l'altro è indicata per pelli secche e molto secche, io ho una pelle mista grassa. Ma nei periodi che vi ho detto prima, in cui ho sofferto il freddo, continuavo a soffiarmi il naso, avevo tutta questa parte arrossatissima, io facevo la mia detersione, mettevo l'acido ialuronico come siero e poi mi spalmavo questa a mo' di crema. E credetemi, anche se per pelle secca e molto secca, io comunque non avevo la pelle lucida. Né di giorno quando non mi truccavo, né alla sera quando ne mettevo in quantità abbondante. Io ho fatto fuori tre di questi campioncini, che tra l'altro sono super campioncini perché hanno dentro quanto prodotto? Non lo so, non c'è neanche scritto, o comunque io non lo vedo, ma l'ho usata veramente per tantissime volte, al che adesso mi sono comprata il barattolone, sia della crema che del detergente delicato per pelli grasse, col quale mi sto trovando benissimo. Questa secondo me è una crema da tenere sempre in casa, perché per qualsiasi tipo di irritazione, ma non dico solo per il viso, per me va bene anche sulle mani, va bene sul corpo, va bene anche nelle parti intime. È un po' come la crema piedi della Just, non Just, è Just, perché l'altro giorno sono andata ad una presentazione della Just e mi hanno detto che non si dice Just perché non è inglese ma è svizzera, quindi scusatemi, Just. La crema piedi della Just mi ha risolto tutti i problemi della vita, sui piedi, sulle mani, nelle parti intime, dove ho delle screpolature sul corpo, cioè è fantastica. Secondo me questa la supera. Perché tra l'altro la cosa bella di questa crema è che non ha profumo e quindi può essere tollerata anche dalle persone che non amano i profumi o che sono allergiche, che sono intolleranti o che non vogliono i profumi. Questa per me è fantastica, quindi ringrazio pubblicamente Valentina per aver fatto quel video, per aver presentato così bene tutti i prodotti della CeraVe e sicuramente non saranno gli ultimi che, nei primi, negli ultimi che provo perché pian piano vorrò provare tutto il brand. Bene ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio se siete arrivati fino a qui, vi ho fatto vedere un po' di prodotti finiti fino ad oggi. E prossimamente vedrete dei bei haul o dei video sugli acquisti perché ho un po' di cosine da farvi vedere. Ho scoperto anche delle cosine nuove al Penny Market e all'MD e nulla. Vi auguro un buon pomeriggio, vi auguro una buona giornata, spero che stiate bene e state attenti perché di influenze come quella che ho fatto io, da quello che ho capito, ce n'è in giro una sfracassata e fortunatamente non è Covid, ma è proprio influenza, la sana influenza che ritorna tra noi, grazie a Dio. Io vi abbraccio, vi bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao ciao!